L'inconfondibile sguardo di Diabolik inaugura un mese dedicato all'arte del fumetto. Si è aperta al PAN, dove rimarrà fino al 6 maggio, la mostra 50 anni vissuti diabolicamente, per festeggiare il mezzo secolo delle avventure del re del terrore, nato nel 1962 dalla fantasia di due signore milanesi, Angela e Luciana Giussani, sulla cui vita è stato realizzato anche un documentario, Le sorelle diaboliche, in proiezione alla mostra. Diabolik è entrato nell'immaginario collettivo di più di una generazione e perfino di chi non ne ha mai letto un fumetto, e questa mostra lo racconta attraverso cimeli, memorabilia, filmati d'epoca, carrellate di immagini storiche, manifesti, locandine, foto e disegni, ma anche totem interattivi da sfogliare per ricercare immagini degli oltre 700 episodi pubblicati fino ad oggi. È uno dei personaggi più importanti non solo del mondo del fumetto, ma ormai è un'icona della società e della cultura del nostro paese, per cui siamo contenti che grazie all'appoggio della Storina, che è la casa editrice milanese, e alla disponibilità dell'assessorato alla cultura e dello staff del PAN siamo riusciti a portarla a Napoli per tutto questo mese di aprile, che rappresenta un po' l'inizio delle attività legate al fumetto e che porteranno poi al Comic Con nell'ultimo weekend del mese. Il compleanno di Diabolik è quindi anche la prima tappa del lungo avvicinamento alla 14ª edizione di Comic Con, il salone internazionale del fumetto in programma dal 28 aprile al 1 maggio alla mostra d'Oltremare. Durante questo periodo la città si arricchirà di mostre, performance e dibattiti in collaborazione con gli istituti di cultura Grenoble, Cervantes e Goethe e con il Consolato degli Stati Uniti.